del TTIP? Beh, il trattato di libero scambio tra Stati Uniti e Europa è uno dei argomenti più caldi, certamente crea ansia e preoccupazione, ma dobbiamo guardare anche alle potenziali opportunità. Non dimentichiamoci mai che Stati Uniti e Europa rappresentano già oggi, senza il trattato, un terzo del commercio mondiale, più di 700 miliardi di euro scambiati ogni anno tra esportazioni e importazioni. E ciò che bisogna ricordare sempre è che il saldo di questa bilancia commerciale Stati Uniti-Europa porta più di 100 miliardi di euro all'anno attivi per l'Europa, e di questa componente abbiamo circa 6 miliardi che riguardano il settore agroalimentare. Noi esportiamo prodotti agroalimentari verso gli Stati Uniti per 19 miliardi e ne importiamo per circa 13, quindi insomma stiamo parlando di un grande mercato, di grandi potenzialità, però giuste ansie e preoccupazioni, perché non vogliamo fare passi indietro rispetto a quella legislazione europea che ci ha tutelato, che tutela la qualità dei nostri prodotti, e che certamente non vogliamo fare passi indietro né vogliamo mettere in discussione con questo trattato. Dobbiamo ricordare a tutti i nostri cittadini che il Parlamento europeo in primis ha un diritto di veto. Noi vogliamo vedere cosa sarà questo accordo, se mai ci sarà questo accordo, e dopodiché voteremo sì o no. Non possiamo dire no a prescindere, dobbiamo assolutamente dare fiducia ai nostri negoziatori e capire se attraverso questo trattato possiamo risolvere dei problemi, molte barriere che pongono gli Stati Uniti alle nostre esportazioni, se possiamo andare in positivo avanti verso un mercato così importante, o se invece c'è soltanto da raccogliere preoccupazioni. Solo allora potremo esprimere un giudizio e un voto, e dopo di noi il Consiglio europeo e tutti i 28 parlamenti nazionali lo dovranno ratificare. Quindi c'è un controllo democratico, guardiamo con attenzione, senza pregiudizi, e nello stesso tempo però massima attenzione e massima prudenza. E rispetto all'iniziativa di oggi, l'importanza? L'importanza che il Partito Democratico, un partito che ha oggi la massima responsabilità in questo settore, voglio ricordare che abbiamo praticamente quasi tutti gli assessori dell'agricoltura in Italia sono espressione del nostro partito. Abbiamo sia in Commissione Agricoltura di Camera e Senato rappresentanti importanti che oggi hanno responsabilità, presidiamo la Commissione Agricoltura alla Camera, abbiamo il Ministro dell'Agricoltura, abbiamo una delegazione di parlamentari europei, abbiamo insomma una responsabilità che oggi ci porta a guardare non solo un gioco di squadra tra di noi, ma soprattutto ad assumerci quelle grandi ansie e preoccupazioni che i nostri agricoltori pongono. Però, come abbiamo voluto dire oggi con questo slogan Generazione Agricola, vogliamo accompagnare ed essere un punto di riferimento a quei tanti giovani che stanno tornando a occuparsi di agricoltura. Abbiamo un boom delle iscrizioni delle facoltà di agraria, degli istituti tecnici. Questa attenzione, questo ritorno dei giovani in agricoltura, il Partito Democratico la sostiene, vuole essere un punto di riferimento, vuole aiutarli attraverso politiche, dal comune, piccolo comune di Spinalberto di cui ci siamo occupati oggi, fino al Parlamento europeo, dargli una mano a crescere e a continuare a rappresentare quel simbolo del Made in Italy di cui siamo tanto orgogliosi.